Bentornati dalla pubblicità con cartellino giallo in attesa del rosso. Ricordiamo un appuntamento che sarà fisso nel palinsesto di TV1 il lunedì alle 21.30 circa. Un dibattito dove sarete protagonisti anche voi. Ma adesso, come preannunciato, andiamo a sentire le impressioni del presidente Lorenzo Grazzi dopo due giornate del San Giovanni Valdarno, che non è riuscito a concretizzare le tante occasioni e ha avuto qualche problema in fase difensiva. Facciamo un focus su quella che è la situazione dopo due giornate e una partita di Coppa Italia, di quella che è la situazione di questa squadra, esaminando anche per quanto riguarda l'ultima domenica, la partita appunto sconfitta per la Sangiovannese 2-1 contro la Sinalunghese in casa. Abbiamo con noi il presidente della Sangiovannese, Lorenzo Grazzi. Intanto ciao Lorenzo. Ciao a tutti. È una trasmissione questa che è un po' il preludio a quella che sarà la trasmissione vera e propria, cioè cartellino rosso. Infatti, aspettando cartellino rosso, iniziamo ad entrare dentro l'atmosfera che sarà davvero rinnovata, completamente rinnovata, a quella che vedremo su cartellino rosso. Ma quest'oggi iniziamo subito a parlare di calcio per quanto riguarda il lunedì sera. Lorenzo, intanto a mente fredda andiamo a riesaminare la partita di ieri pomeriggio. Che partita è stata? Che sensazione hai avuto? Ovviamente anche una partita a porte chiuse, quindi le sensazioni erano particolari. Sì, è stata una partita molto simile e assimilare a quella di domenica scorsa a San Gimignano. Abbiamo tenuto per circa 60-70 minuti bene il campo, anche se rispetto a come giochiamo di solito con questo giro palle possesso, sicuramente ieri abbiamo fatto qualcosa di inferiore rispetto alle nostre capacità e a quello che prepariamo in settimana. Però 60-70 minuti, come ho detto prima, abbiamo tutto il campo, poi gli ultimi 15-20 minuti sono stati letali. Loro hanno fatto due gol su due errori nostri in fase di disimpegno, e poi abbiamo perso la partita con questo gran gol di Vassera al 90esimo. Però sicuramente, se vai a vedere i 180 minuti che abbiamo giocato, la Sangiovannese non ha demeritato né a San Gimignano né ieri in casa contro la Sinalunghese. Comunque dobbiamo dire, Lorenzo, che c'è solo un punto di differenza rispetto al campionato dello scorso anno, e quindi diciamo che più o meno la Sangio è in linea, anche se sembra assurdo perché sono zero i punti, però più o meno in linea con il campionato dello scorso anno. Adesso però serve una piccola sterzata, perché è vero che siamo all'inizio, però poi andare troppo in là con i risultati negativi potrebbe essere poi non facile da recuperare in futuro. Sì, sicuramente non siamo partiti bene, due sconfitte non fanno piacere a nessuno, non fa piacere alla società, né allo staff, né all'ambiente. Però non dobbiamo buttarci su, non dobbiamo prendere le cose positive, secondo me sono tante di queste due partite e anche della Coppa Italia e anche del precampionato. Ci sono delle buone individualità, c'è uno staff tecnico preposto molto professionale, molto competente, c'è una società che ha voglia di far bene, quindi sicuramente le componenti perché questa situazione iniziale non positiva possa poi diventare positiva in un secondo momento ci sono tutte, quindi direi che da fare in questo momento c'è da stare tranquilli, da mantenere l'equilibrio, da continuare a lavorare come abbiamo fatto, e per fortuna c'è già la partita di domani all'altro, contro il Figline, che ci darà già la possibilità di rifarsi di queste due sconfitte. Durante le interviste abbiamo sentito un po' in sala stampa tirare su una domanda. Noi la giriamo al presidente della Sangiovannese, anche per tutti i tifosi che ci stanno ascoltando. Secondo noi non è così, però ovviamente la parola al presidente non è, ci sembra, comunque in discussione mister Calderini, assolutamente. No, assolutamente no, né Calderini né il suo staff. Noi abbiamo preso Calderini con coscienza di causa, è stata una scelta ponderata, è un allenatore che ha fatto molto settore giovanile, ha fatto bene a Fiesole, quindi ha capacità anche di insegnare calcio oltre che di fare poi l'allenatore, insomma, della prima squadra. Quindi per noi è importante e anche sintomatico del nostro progetto questo allenatore, questo staff, il suo modo di lavorare e il suo modo di interpretare il calcio. È sicuramente una persona competente, quindi poi le professionalità alla lunga secondo me pagano in una società dove spesso e volentieri il merito conta veramente poco, niente. Quali saranno le mosse future della Sangio? È arrivato un giocatore in settimana, un attaccante, qualcos'altro potrebbe arrivare per rinforzare la squadra oppure va bene così? Ora alle 2 ci incontreremo con Rosadini, che è il direttore sportivo della Lucchese. Verrà questo giocatore, si chiama Petroni, classe 94, un attaccante di movimento che ci farà sicuramente comodo per come gioca Calderini, quindi già questo oggi sarà ufficializzato, sarà con noi da oggi pomeriggio. Poi abbiamo un centrocampista in prova, vediamo un attimino se rientra nei nostri piani anche da un punto di vista tattico e tecnico. Se così fosse, probabilmente potremmo prendere anche lui oppure ci fermeremo a lui, vediamo un attimino la settimana. Però intanto l'acquisto di Petrone ci darà un po' di
di forza fresca lì davanti, perché in due partite abbiamo fatto solo due gol, nonostante che abbiamo delle buone capacità tecniche e anche tattiche.